Invece siamo in compagnia di Stefano dei Refill. Ciao! Ciao, ciao Luca. Buonasera e benvenuto qui su Radio Beat Music. Come va? Tutto Benissimo, benissimo. Molto bene, tu? bene, dai. Allora, ti va subito di parlarci del vostro nuovo album dal titolo 2? Volentieri, volentieri Luca. Vai, spara. Com'è nato questo lavoro discografico? È un lavoro che è nato circa 2 anni fa, giusto per rimanere in tema col numero, ed è un lavoro che è partito proprio dalla volontà di fare qualcosa di nuovo, di trovare un nuovo modo di esprimere dei concetti e che abbiamo un lavoro che ci ha portato via un anno di scrittura, molto, molto impegnativo. Ci siamo messi a tavolino, abbiamo scritto, abbiamo composto, poi abbiamo chiesto il supporto sempre di, attenzione, due produttori artistici che sono Andrea Ravasio e Pietro Presti. Tra l'altro Andrea Ravasio, autore di che quest'anno è andato a Sanremo con dei brani, persone quindi molto molto competenti che ci hanno dato una mano a tenere un po' creare un sound che fosse ritagliato proprio sulle nostre caratteristiche. Noi veniamo da gusti musicali abbastanza eterogenei, nel senso che proveniamo alcuni un pochino più dal punk, altri un pochino più dalla musica elettronica, ed è venuto fuori un disco che mischia tanti generi, quindi in flusso complessivo, diciamo così, quanti One Pilot, piuttosto che, ma c'è dentro anche Salmo, c'è dentro anche un po' di testo, di cantautorato, di messaggio, quindi è un lavoro che è stato molto lungo, ma che ci rappresenta molto bene. E parlando sempre di due, è uscito anche il 2 febbraio, parlando sempre. Esatto, sì, è uscito, i primi video abbiamo lanciato, il primo video del lavoro l'abbiamo lanciato il 2 di ottobre, poi abbiamo lanciato un secondo video che trovate sempre sulle nostre pagine social, quindi su YouTube, su Facebook, su Instagram. Il secondo video è uscito il 2 novembre, un terzo video, che è quello di partire settembre, è uscito il 2 gennaio. Il 2 febbraio è uscito tutto il lavoro e adesso ci saranno altri video che verranno pubblicati. Fatalità, molto probabilmente sempre il 2 del mese. E era meglio prima, è il vostro attuale singolo in radio. Sì, esattamente, era meglio prima il nostro singolo. E ti va di parlarci anche di, possiamo dirlo, non so se sbaglio, un motto: non è rock, non è rap, non è indie, non è pop, è Refill. Sì, esatto. Allora, noi abbiamo una caratteristica un po' strana, nel senso che se tu ascolti la roba che facciamo noi, faccio veramente fatica e quando la faccio sentire non riesco a ricondurla a un genere specifico, forse proprio perché abbiamo queste influenze così eterogenee, non saprei proprio inquadrarlo. Ma è una cosa che io trovo molto positiva, nel senso che c'è dentro tutto quello che a noi piace, che ci rappresenta, e l'abbiamo messo dentro senza porci delle barriere di genere. Quindi all'interno trovi veramente dalla chitarra o dal suono analogico, diciamo così, rivisitato in chiave moderna, ma trovi anche delle parti comunque di rap o comunque di cantato, come dire, più stretto, delle parti melodiche, e c'è dentro anche molta elettronica, perché quello che volevamo fare era fare qualcosa che fosse comunque proiettato nel 2018. Quindi sinceramente sono ancora alla risposta, ma che genere fate? Io sinceramente non so ancora darti una spiegazione. Beh, appunto, invece, prima proprio di ascoltarvi, due si può acquistare in tutte le piattaforme digitali. Assolutamente sì. Il disco è acquistabile su tutte le piattaforme digitali dell'universo, quindi da Amazon, Deezer, Google Play, iTunes e quant'altro. Si può ascoltare ovviamente in streaming gratuito su Spotify, nel nostro canale, e per avere un assaggino di quello che facciamo si può andare sulla nostra pagina Facebook, dove ci sono tutti quanti i contenuti, i live e quello che vogliamo dire noi, insomma, lo diciamo direttamente lì senza filtri, e poi anche sul nostro canale YouTube dove ci sono tutti quanti i video che facciamo, perché per noi comunque la produzione musicale non
non può prescindere anche da una comunicazione a 360 gradi, quindi per noi i video li facciamo noi, sono autoprodotti anche se non sembra, perché sembrano delle cose fatte, come dire, da degli studi professionali, ma in realtà all'interno del gruppo abbiamo coltivato anche questa passione, questa esigenza, e quindi da anni noi ci produciamo da soli video. Tutto quello che vedete sulla pagina di Refilla è 100% fatto da noi. Allora, visto che adesso appunto ci ascoltiamo in conclusione, era meglio prima, ci fai proprio tu il lancio radiofonico? Volentieri. Allora, si dice che forse era meglio prima, in realtà non lo è mai stato. Forse è meglio adesso. Era meglio prima.